Allora, oggi voglio fare un video riguardante i trend per quanto riguarda gli smalti per la primavera estate 2013. Ho qua sotto mano un sacco di smalti, però per non fare un video che dura 200 ore devo per forza sceglierne qualcuno, quindi vi farò vedere magari quelli che io preferisco per quanto riguarda i singoli colori. Allora, in primis vi faccio vedere come sempre i miei due preferiti per quanto riguarda base e top coat, che sono questi di Dior. Questo è il base coat ed è appunto una base che rimane comunque trasparente sull'unghia, e questo è il gel coat, quello nuovo uscito da poco, che mi sembra sia un'edizione limitata, che va applicato con uno strato bello abbondante e fa durare veramente una settimana lo smalto, cosa che a me non capita mai, cioè si inizia a sbeccare poi dopo 4-5 giorni, ma proprio poco poco alla fine, ma diciamo è super portabile per una settimana, ecco. E questi secondo me sono due prodotti must have, assolutamente da avere ed almeno da provare, ecco. Se qualcuna delle vostre amiche ce l'ha, provatelo, perché io me ne sono innamorata. E devo dire che al posto di questa base voglio provare quella di Chanel, perché dicono che come base sia molto molto buona, forse anche migliore di questa. Invece, per quanto riguarda i trend, allora, a me d'estate, soprattutto quando ho la pelle abbronzata, mi piacciono molto i colori chiari che danno un po' di contrasto, quindi a me piace molto anche il giallo. Per quanto riguarda il giallo vi mostro tre smalti. Uno che è molto carino, un po' più sulla tonalità pastello, che è questo qua. Ora hanno una nuova formulazione, io ho ancora questa formulazione qua, che è il 51 Mellow Yellow, che è appunto della serie Color & Go, ed è molto molto carino secondo me. È un giallo pastello che sull'unghia, con la mano abbronzata, veramente sta benissimo. Per chi vuole invece usare un filino di più, c'è questo di China Glaze che si chiama Lighthouse, il numero 950, che è però un pochino più carico. Andava molto di moda quando c'era il trend di Mimosa, di Chanel, quindi quel giallo con quelle pearlescenze all'interno. Questo ha dei glitterini all'interno, ma è molto carino sull'unghia. Ovvio, deve piacere un colore del genere, è un po' più carico rispetto al pastello. Io prediligo il pastello fra i due. Un altro colore invece che secondo me è una via di mezzo, perché è un bel giallo carico, però è matte, opaco, è Yellow Jasper della Mini, questo marchio qua che comunque fa degli smalti che non costano tanto. Questo è un glam lacquer e si stende molto bene, ha questo colore bello pieno, giallo carico, mi piace veramente molto. Quindi questo per quanto riguarda i gialli. Azzurri, allora, io ho un problema con gli azzurri, i lilla e quant'altro. Sulle unghie faccio un po' fatica a, sulle unghie delle mani faccio un po' fatica a portarli. Li preferisco sulle unghie dei piedi, mi piace di più. Però se voglio fare magari il coordinato ci sta, ecco. Non riesco a tenerli però tantissimo tempo, devo avere comunque un motivo per cui li ho sulle mani, ad esempio una magliettina tipo quella che avevo nel due video fa, o nello scorso video, non mi ricordo, quella azzurra, che comunque potrebbe richiamare uno di questi colori. Ve ne mostro qualcuno. Questo è di Miss Broadway, è il numero 31 ed è un azzurro pieno, carico, molto carino. Però ripeto, io questi li prediligo per quanto riguarda i piedi. Poi ve ne faccio vedere un altro invece di Deborah, che vira più sul turchese, è il numero 27, Turquoise Fever, ed è questo azzurro qua, un po' più scuro. Questo, ecco, riesco già a utilizzarlo un filino di più. Molto molto carino anche questo. Invece, non so se l'avete visto, comunque magari vi posto, mi faccio vedere la foto, o comunque su Facebook l'avevo postata, la manicure fatta con questo qua, sempre di Mayne, che è appunto il numero Klimt, il 56 Klimt, che è questo azzurro tendente al Tiffany. Ecco, questo è un colore che riesco a portare. Poi ho una maglia, non so se ve la ricordate, che è praticamente dello stesso colore, quindi sta benissimo su. Molto molto carino questo. I viola, per quanto riguarda i viola, mi piacciono molto sia questo genere di viola, quindi il 338 di Kiko, e questo riesco a utilizzarlo sulle mani, però preferisco veramente solo quando sono abbronzata, non so come mai. Questo invece è un altro colore molto bello, è un misto fra un azzurro e un viola,
ed è il numero 201, The Dance of the Graces, della Fabi. Scusate per la voce, ma sono un po' raffreddata, perdonatemi. Anche questo si stende molto bene, è molto carino come colore, un po' particolare, ecco. E questo secondo me sui piedi sta da Dio. Come vi dicevo, poi a me piacciono moltissimo gli smalti chiari, molto chiari, quando si hanno appunto le mani abbronzate. E quindi vi faccio vedere il mio preferito, che è Tutu di Dior. Ve l'ho già fatto vedere in altri video, però questo veramente, concedetemelo, è un must have, bellissimo sull'unghia, molto molto chiaro, ben coprente, ottimo davvero. Poi come alternativa c'è questo di Kiko, che è il numero 216, non so se hanno ancora questa numerazione perché li ho da tantissimo tempo, ma sono ancora in ottimo stato, ecco. E questo qua però all'interno ha dei brillantini, cioè dei glitterini argento, quindi è un pochino più rognosetto come smalto. Sapete che a me piacciono gli smalti opachi sulle unghie. Poi c'è questo di Spiritual che si chiama Calm and Clear, che anche questo è un colore, un rosa un pochino più freddo, però più un rosa antico, quindi lo utilizzo adesso ma poi in estate non più di tanto. E ultimi due sono questo, che anche questo qua è un colore un po' più freddo, sempre di OPI, si chiama My Very First Knockverse, qualcosa di simile, che è questo colore qua, quindi un pochino più freddo come colore, meno primaverile, meno estivo, però mi piace molto tenerli quando in questo periodo che comunque mi sto un po' abbronzando. Un altro smalto che mi piace molto è questo di Revlon, si chiama Peach Smoothie, è un color pesca molto chiaro e all'interno ha dei glitterini dorati che però sono carini sull'unghia. Non ha una stesura molto semplice questo in particolare, mentre invece di solito gli smalti Revlon dicono che sono molto belli. Questo non è proprio semplicissimo da stendere, però l'effetto è molto carino e anche è molto carino il fatto che questi da asciutti profumano, hanno una profumazione che può piacere o non piacere, però è carina l'idea. Molto, molto molto bello questo colore. Poi sicuramente il corallo, che sono i miei colori preferiti. Il mio preferito anche qua è lo Spring Ball 343 di Dior, quello uscito con la collezione primaverile, che all'interno contiene dei glitterini argentati, dorati, molto molto bello. Questo veramente è fantastico, ve lo straconsiglio. Ed è questo qua, spero riusciate a vederlo perché non so come verrà fuori con l'impostazione della fotocamera così. Un altro molto bello è Kinwell, questo qui è il numero 18, Orange Poppy, sempre un corallo, questo qui è appunto senza brillantini, un colore appunto pieno, semplice anche questo da stendere, sono molto buoni questi di Kinwell. Poi un colore un po' più rosso, diciamo, questo di Sally Hansen, che è il 550 All Fired Up, ed è questo colore qua. Questi di Sally Hansen li potete trovare da Sephora e sono veramente molto molto buoni. Sally Hansen fa degli smalti ottimi. Questo è della linea Salon Manicure, mi sembra che costi sui 10 euro all'incirca. Un altro che mi piace molto è questo di LCN, non so il numero, devo essere sincera, forse 428 può essere, o il 327, ora mi sfugge. Comunque anche questo è un color corallo bello carico, però meno, diciamo, le altre sono un po' più sul pesca, questo è proprio il vero e proprio color corallo. E anche questo è molto semplice da stendere, mi piace molto. Poi invece volevo farvi vedere alcuni fucsia, ecco. Questo che è un pochino più tendente al rosa è di Miss Broadway, è il numero 11, anche questo è un bel colore pieno e sta molto bene sull'unghia, questo proprio in estate è fantastico, ed è Miss Broadway. Se uno vuole usare un bel po' di più, ma qualcuno piace nei colori fluo, io un pochino meno, questo di Maini, il B-Fluo, che è il Fluo Pink, ed è veramente proprio forte forte, forse come il mio rossetto di oggi, ed è questo colore qua, bello bello carico.
Un altro di Sophie che mi piace tantissimo, gli smalti di Sophie che vendono dalle estetiste sono veramente molto molto buoni. Questo è il 19 ed è un bel fucsia, bello pieno e carico. Anche questo qua. Hanno un'ottima stesura davvero. Mi piacciono tantissimo. Mi sono dimenticata prima di farvi vedere questo qui di Kiko, il 330, che è un glicine. E questo è un altro di quei colori che mi piacciono tantissimo. In realtà io sto cercando una via di mezzo fra il mio amato tutù e il glicine. Quindi quei colori, un rosa chiaro con una punta di glicine, che secondo me sono unghie stabilissime. E ne ho visto qualcuno di essi fantastico, devo solo andarlo appunto, andare a trovare appunto vendita essi, che mi sembra che comunque esiste dalle mie parti, ma non sono ancora andata. Però se avete dei consigli appunto su questa tonalità, magari vi lascio il link a quello che allo smalto che più si assomiglia a quello che appunto io vorrei. Magari voi avete dei dupe perfetti e molto più economici e quindi mi saprete aiutare, ecco. Ultimi invece che vi voglio far vedere sono i viola, non saprei come definirli, porpora? No, ora io anche quei colori sono un po' imbranata. Comunque questo genere di viola un po' scuro, che anche questo sta molto bene in primavera e estate. Mia mamma ad esempio è una che predilige questi colori. Questo è il 291 di Kiko. Poi vi voglio far vedere quest'altro, che è lo smalto Gel Effect di Bella Oggi, e è il numero 03. Questo è bello perché ha il pennellone bello largo. Poi sulla stessa serie il China Glaze Nasty, che è questo qui. E l'ultimo invece, che si discosta un po' dagli altri, ma anche questo è un bellissimo colore, color prugna, si chiama 503 Addictive Plum, e l'ho comprato l'anno scorso perché mi piaceva tantissimo questo genere di colore. Non so se ve l'avevo già detto, forse ve l'avevo detto che cercavo un colore simile a uno di Chanel, però che non costasse così tanto, e questo qui si avvicinava abbastanza. Queste qui della linea Color Rich, mi sembra siano, sì. Sono molto molto carini. E niente, questi credo che siano i colori che io preferisco per quanto riguarda la primavera estate, quindi il mio trend primavera estate 2013. Ovviamente sono alla ricerca di nuovi colori, sapete, un po' una fissa per gli smalti. Poi invece in questo periodo ad esempio non posso mettere niente perché ho delle unghie terribili che si sfaldano, proprio tipo cipolla, una roba orribile da vedere, e quindi non posso mettere nulla perché sennò ancora peggio. Farò qualche settimana senza nulla e poi prima di andare via, prima di partire, mi faccio sicuramente una manicure molto leggera, giusto per non avere delle unghie orribili come queste, ecco. E niente, quindi fatemi sapere quali sono appunto i vostri preferiti e quali sono i vostri trend. Un bacione, alla prossima, ciao!